arrivati a Bereguardo, pieno di cicloturisti, e ora proseguiamo verso Pavia. È questo il castello forse? Sì, dico, è questo forse il castello? Ah, eccolo là il castello. Questo è il castello visconteo di Bereguardo. Infatti, se guardate, gli elementi architettonici sono simili ad altri castelli fatti erigere dai Visconti. Lasciamo Bereguardo passando dietro il cimitero, è uno dei punti di interesse preferiti dalla Pellegrina Oscura. Oh, guarda lì! Ah, mi sono girato e mi sono perso. Sono aironi, non so se sono aironi cinerini o... come quelli che abbiamo trovato nelle risaie da Vercelli a... a Pavia. Sembra quasi di essere sulla Francigena, anche perché, che tra l'altro dovrebbe essere perpendicolare a questa, distante una decina di chilometri, per cui in effetti gli ambienti sono gli stessi. Però la strada bianca, i campi di mais, la pace assoluta, è proprio come il tratto della Francigena da Garlasco a Pavia. Del Piero. Ora attraversiamo tutta una serie di paesini con dei nomi strani, tipo San Varese, Massawa. Vabbè, e poi arriveremo a Pavia. Forse. Sì, come forse. Dove cercheremo il modo di... Stiamo lasciando Cascina San Varese, stazione di Torre d'Isola. Abbiamo lasciato la strada per questa comoda pista ciclopedonale che deve portarci a Torre d'Isola, poi a Massawa, Sora e Pavia.
Parco del Ticino dopo Torre d'Isola. Fa un caldo. Stiamo lasciando Massawa, che se non ricordo male cos'è, in Abissinia. Ecco perché è tutto quel caldo. Davanti a noi Sora, quella del Lazio. Ma ammetto che gli ultimi 2 chilometri di cammino con la birra vanno via più in fretta. Spero. Vabbè, di lì c'è il Ticino, solo che non si riesce ancora a vedere. Ed eccoci, in arriva il Ticino con la nostra birra. Festeggiamo la fine del cammino. Vediamo di non festeggiarla finendo in acqua. Dei ponti, che bello, gli ultimi chilometri al fresco sulla riva del Ticino. Ah, la pellegrina si è già fagocitata la sua birra e sta molto meglio, ha fatto tipo effetto braccio di ferro con gli spinaci, si è vista la birra che andava su nel collo, giù nelle gambe, nelle braccia, l'ha rinvigorita tutta. Corri no, però gli ultimi chilometri stanno diventando più piacevoli. Certo che rispetto agli ultimi 15 chilometri sì. È tutta un'altra cosa. Ho il treno sul ponte. Verso la stazione di Pavia.